storica. Si tratta infatti del coronamento di un sogno che coltiviamo da lungo tempo e alla cui realizzazione abbiamo lavorato con determinazione e tenacia. Proprio stamattina mi è tornato in mente un episodio di alcuni anni addietro. Era la notte che precedeva le mie prime lezioni, che mi vedevano in veste di candidata presidente, e l'emozione mi impediva di prendere sonno. Mentre mi aggiravo nervosamente per casa, mi sono ricordata che il giorno prima un caro amico mi aveva regalato un libro, e come auspicio per la mia nuova avventura. Era ancora incartato. Lo aprii e fui immediatamente colpita sia dal titolo «Io, i tuoi occhi, tu, l'anima mia», che dalla copertina, che ritraeva una magnifica alba marina. Striature di rosa squarciavano la linea dell'orizzonte, mentre una barca a vela, immobile sul mare placido del mattino, sembrava assistere come incantata allo straordinario spettacolo della natura. In quelle pagine, lette tutte ad un fiato, scoprì la straordinaria storia di un'amicizia, tenera e struggente, tra un esperto velista e un ragazzo cieco. Insieme hanno fatto il giro d'Italia in barca a vela, da Trieste a Sanremo e ritorno. Per lunghi mesi hanno diviso e condiviso gli stessi spazi, notte e giorno, albe e tramonti, bonacce e burrasche. Questo straordinario viaggio per mare aiuterà il campione di vela a capire meglio, in un momento difficile della sua vita, il significato profondo della sua vita, della vita. E ci riuscirà grazie alla simbiosi perfetta che nel viaggio si crea, proprio come recita il titolo, tra i suoi occhi e l'anima del suo compagno d'avventura. E se è vero, come diceva un grande filosofo dell'antichità, che ogni grande viaggio inizia sempre con un primo piccolo passo, allora per noi questa avventura è partita proprio allora, con quell'impegno solenne, assunto appena eletta, di porre sempre al primo posto nella nostra attività sociale un'attenzione speciale verso il mondo giovanile, soprattutto per la loro componente più fragile e disagiata. Un impegno che nasce dalla ferma convinzione che i valori della gente di mare siano quanto mai attuali e degni di fedeltà. E tra questi, noi mettiamo al primo posto il principio della solidarietà, della cooperazione, della condivisione, della responsabilità, della sobrietà, dell'attenzione per i più deboli e i meno... Questo è il bello della diretta. I meno fortunati. Del coraggio ma anche del rispetto, della forza ma anche dell'umiltà. Coerentemente con questo indirizzo ideale abbiamo sempre mostrato particolare attenzione, come dicevo, alla componente più fragile delle giovani generazioni, mettendo in cantiere i progetti socio-sportivi di inclusione per ragazzi e ragazze portatori di disabilità intellettivo-relazionale e fisica, con l'obiettivo di appagare il loro bisogno, spesso inaccessibile, di svolgere un'attività sportiva in mare. Ai nostri ragazzi noi diciamo sempre che in mare non esistono limiti né barriere e che quindi in mare siamo tutti uguali. Ricordo a tal proposito che la nostra sezione fa parte della consulta per la disabilità giovanile istituita dal Comune di San Benedetto del Tronto e che già da qualche stagione abbiamo avviato importanti rapporti di collaborazione con alcune associazioni operanti nel settore della disabilità, collaborazione che ha portato diverse decine di questi ragazzi a frequentare con successo il nostro centro sportivo durante le stagioni estive. Sono due in particolare i progetti che abbiamo voluto dedicare alla disabilità giovanile: una canoa per amico, spagaiare senza barriere e un mare diverso. I due progetti intendono avviare i ragazzi e le ragazze diversamente abili alla pratica sportiva della vela e della canoa. L'ANSA 303, che presentiamo oggi ufficialmente, è parte integrante di tale progetto inclusivo. Si tratta di un'imbarcazione a vela utilizzata con successo in analogo esperienze di avviamento sulla disciplina parolimpica della vela. Sono ormai numerose le strutture nautiche, e oggi appunto Daniele ci ha detto che noi siamo il 30° circolo in Italia, giusto? E i circoli velici che sono dotati, e numerose sono anche le manifestazioni sportive che la FIB organizza proprio nella classe parolimpica ANSA. Per chiudere il cerchio di questo ambizioso progetto sociale, stiamo affrontando in questi mesi un'altra sfida, quella di dotarci di una gruetta solleva persone,
da installare nell'area portuale per consentire l'imbarco e lo sbarco delle persone con disabilità o con difficoltà motorie di altro genere. Come Lega Navale Italiana vogliamo infatti farci promotori anche di un ampio progetto di nautica sociale che affiancato al classico diportismo si è aperto alle fasce di popolazione più deboli e disagiate della nostra collettività, in modo da consentire di vivere in mare, il mare anche a coloro che non possiedono né mezzi né le condizioni per farlo. A nome di tutta l'associazione che mi onoro di rappresentare, desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti a tutti coloro, soggetti, enti e istituzioni che con loro sostegno hanno reso possibile questo risultato. Grazie di cuore.